Allora, il caso Vicizia è un importantissimo caso che è avvenuto in Italia a cavallo tra gli anni 50 e la fine degli anni 70, che ha coinvolto un grosso numero di persone. È un caso molto articolato e particolare, che collocandosi comunque nell'ambito di quella che è stata e che è a tutt'oggi la fenomenologia del contattismo, cioè di esseri umani che vengono scelti da queste civiltà extraterrestri che ci visitano per una trasmissione di valori che sono nell'ambito della cultura umana, nell'ambito della cultura spirituale o esoterica e nell'ambito della cultura cosmica. Il tema è molto vasto, perché il caso Amicizia, così come tutti i casi di contatto o i casi di ufologia, fanno parte di un grandissimo progetto variegato che si svolge su vari livelli, il cui scopo fondamentalmente da parte di queste civiltà è stato ed è quello di bypassare la fortissima coltre di censura che tutte le istituzioni mondiali, tutti i centri di potere del mondo, compresi quelli religiosi, hanno messo sulla realtà extraterrestre, sulla realtà della visita extraterrestre. È il segreto dei segreti. Io ho avuto un caro amico che era un ex sergente maggiore che lavorava con i servizi segreti della NATO, che ci ha detto che in ambito NATO i segreti sulla visita extraterrestre, nell'epoca in cui era il servizio, era l'epoca della Guerra Fredda, si trovavano nella stessa cassaforte dove erano custoditi i segreti sul patto di Varsavia, cioè sul gruppo o sul fronte del blocco comunista. Quindi tutti i governi del mondo occultano questa verità. Da poco tempo, grazie alla conoscenza che ho fatto personalmente con un ex pilota militare francese di nome Jean-Gabriel Greslet, con cui siamo in corrispondenza, siamo venuti in possesso di documenti militari desecretati del governo americano, un carteggio di altissimo livello tra il presidente Franklin Delano Roosevelt e il generale Marshall, l'eroe della Seconda Guerra Mondiale, che coinvolse poi anche Edgar Hoover, il creatore e direttore per tutta la vita dell'FBI, documenti che dimostrano che gli Stati Uniti d'America possiedono navicelle extraterrestri sin dal 1941, quindi ancora prima che nascesse l'ufologia ufficiale, che come credo molti di voi sapranno, nasce il 24 giugno del 1947 col famoso avvistamento del pilota civile Kenneth Arnold. Quindi, 24 giugno 47, nel febbraio del 1942, e ancora prima, l'anno prima, gli americani recuperarono due navicelle extraterrestri, una nelle montagne di San Bernardino, vicino a Los Angeles, e una nel mare, al largo di Los Angeles. Nel carteggio si legge chiaramente che il governo americano, unitamente d'accordo con la gerarchia militare, decidono di tenere segreta questa scoperta, cioè che il cosmo è abitato da altre civiltà intelligenti che ci stanno visitando, e decidono di tenere segreta alla popolazione questa realtà e di usare la tecnologia retroingegnerizzata extraterrestre per il solito sporco motivo, cioè potere, armi, guerra. Quindi il caso Amicizia si inserisce in una reazione, chiamiamola così, che parte quasi in parallelo, che gli extraterrestri mettono in essere per bypassare la censura dei poteri, cioè arrivare direttamente alla popolazione un po' attraverso i media per quello che era possibile e un po' attraverso il passaparola. Quindi il caso Amicizia, per quanto rappresenti sotto alcuni aspetti un po' un'anomalia, e poi vi spiegherò meglio sotto quali aspetti, ma principalmente nel fatto che il caso Amicizia rimane segreto fino a una data non molto lontana, nel quale viene reso pubblico, e quindi, a differenza degli altri casi di contattismo dove invece il contattato
viene invitato da questi esseri a diffondere i messaggi che essi vogliono dare al mondo, nel caso amicizia non abbiamo questa particolarità. Ma mentre nei casi di contattismo classico, diciamo, il contattista è una persona singola, nel caso di amicizia furono coinvolte numerosissime persone in Italia e in molte altre parti del mondo. Ovviamente per noi terrestri l'incontro con una società extraterrestre avanzata, che in realtà è una multisocietà, cioè una confederazione di civiltà planetarie, che accettano un unico standard di organizzazione sociale o sviluppano un unico standard di organizzazione sociale, sta cercando, attraverso questa fenomenologia, stanno cercando questi esseri di farci fare un salto di qualità, perché il divario tra noi e loro è enorme, anzi dal nostro punto di vista è inimmaginabile, perché l'evoluzione di questi esseri arriva ad essere anche di milioni o addirittura di miliardi di anni più avanti di noi. Ora, una civiltà che è più avanti miliardi di anni di sviluppo ininterrotto, non miliardi di anni di storia, miliardi di anni di sviluppo ininterrotto, significa per noi che questi esseri di fatto sono magici. Non li possiamo capire perché trascendono tutte quelle che sono le attuali conquiste della scienza e trascendono tutte quelle che sono le attuali nostre concezioni religiose e spirituali. Vanno oltre, perché la grande quantità di dati scientifici che loro hanno, anche sulla parte che per noi è relegata nell'ambito dei credo, cioè lo spirito o la spiritualità, per loro è scienza. Quindi discorsi che richiedono da parte dell'uomo terrestre un grandissimo sforzo di acclimatazione a dei paradigmi assolutamente e completamente diversi da quelli con i quali noi siamo abituati ad avere a che fare. Il discorso è molto complesso, talmente complesso che io, dopo 30 anni di ricerca che svolgo a livello nazionale e internazionale, sono stato in tantissimi ambiti, anche in ambito militare. Addirittura negli anni 90 fummo invitati, grazie a una collaborazione che avevamo all'epoca con la TV nazionale ex sovietica, fummo invitati in una base nucleare militare, perché il comandante, vedendo il materiale filmato che noi diffondemmo attraverso la televisione nazionale russa, disse: ma questi oggetti sono gli stessi che volano sopra i nostri silos di lancio nucleari. E siccome, poi ce lo raccontò il comandante una volta che ci invitò nel suo ufficio, siccome chiesero allo Stato Maggiore, ma lo Stato Maggiore gli disse, gli rispose: non hai il livello di accreditamento alla segretezza necessaria per poter avere accesso a questi documenti. Quindi non gli dissero niente, gli dissero solo: non ti preoccupare, non c'è pericolo. Però, dice, noi ci preoccupiamo perché abbiamo, nei primi tempi che questi oggetti si avvicinavano, gli abbiamo anche sparato con la contraerea, ci disse il comandante, ma se gli avessimo tirato caramelle o coriandoli sarebbe stata la stessa cosa. Cioè, quindi noi militari siamo preoccupati perché non comprendiamo. E ci invitò a fare una conferenza, il comandante, ai militari e alle famiglie dei militari che vivevano nella base, che era di fatto una città che si trovava a circa 2 ore di strada da Mosca. Dice: noi siamo preoccupati e quindi, siccome abbiamo capito che voi ci capite, vorremmo che ci spiegaste.